Buonasera a tutti, da Domenico e Carlo. Questa sera faremo un video particolare in cui non cercheremo alimentazione, dove faremo vedere come preparare le code dei canarini senza ovviamente infrangere le regole, ma semplicemente lavandole e rendendo le penne che possono essere più rovinate, diciamo, diritte. Volevo ricordarvi che io do consigli, non li cerco, e quando li cerco lo faccio per telefono, gente più esperta di me, quindi nei miei post, in questo me li specificatamente, commenti stupidi come sempre verranno eliminati e la persona bloccata. Questo è il mio modo, lo useranno in tanti, di sistemare le code dei canarini prima dell'esposizione. Allora prendiamo acqua bollente, proprio dovete fare bollire l'acqua, prendete un contenitore verticale di queste dimensioni più o meno, poi occorre uno spazzolino da denti, stendo le medie e vi faremo vedere tre canarini. In questo caso abbiamo un border, uno di razza spagnola e un gloster. Il gloster è una coda apparentemente sembra perfetto, invece quando lo andiamo ad aprire vedremo che comunque qualche piumetta sarà rovinata. Poi per i canarini che hanno le penne proprio rovinate da nido, io non le espongo completamente perché le code strappate da nido per me non sono buone. Allora iniziamo a prendere lo spagnolo e vi facciamo vedere da vicino la coda, legata vicina. Ecco, la coda che in questo momento si presenta in questo modo, quindi un po' sporca e un po', vedete, negli angoli anche un po' sfilacciata. Quindi tenendo il canarino delicatamente in questa posizione, prendendo poi le ali da un lato, prendendo la coda, immergiamo la coda fino a un centimetro sopra, non fino in fondo, nell'acqua bollente per 10-15 secondi. E andremo su un piano ruvido, ecco, tenendola ferma dietro, altrimenti la staccate, con delicatezza a lavarla e nello stesso tempo a stirarla, perché l'acqua bollente serve a stirarla. Questo non compromette nessuna manomissione a livello di regolamenti, in quanto è un semplice lavaggio con acqua bollente che, vi ripeto, stirerà anche la coda. Potete fare questa operazione anche con le ali se sono sporche, basterà in questo caso prendere, ecco, l'ala o la punta delle ali, ecco, se vedete sono anche in questo caso, non so se si vede bene nel video, un po' marroncine, e quindi potete immergere solo le punte in questo caso dell'ala nell'acqua, non fino in fondo perché il canarino a un certo punto sente dolore, quindi le punte. Con lo stesso metodo andiamo a metterlo sul piano, vedete che il canarino è completamente tranquillo. Procediamo a fare anche l'altra ala, se sono sporche le ali piegate, altrimenti non c'è bisogno, sempre immergendo le punte e andando a fare sempre questa operazione molto delicatamente. Infatti vedete il canarino è tranquillissimo, non dovete mai stringerlo, e vi accorgete se un canarino, lo rimettiamo nelle gabbie, vi accorgete quando un canarino comincia a sentire comincia a stare male nelle vostre mani dal battito del cuore. Se aumenta il battito del cuore spropositatamente, posatelo immediatamente, perché appunto dal battito del cuore vi renderete conto se l'animale è spaventato o no. Adesso passiamo a prendere il borse. Anche in questo caso vi faremo vedere la coda. E come potete vedere, ecco, è un po' rovinata a causa sempre delle griglie, perché urtano, perché, e quindi si sporcano. Quindi con lo stesso metodo teniamo il canarino nella mano, tenendo ferme le ali in questa posizione, pieghiamo un attimino la coda e in questo caso immergiamo un po' di più perché il canarino è più grande.
quindi anche in questo caso lasciamo una decina di secondi la coda in immersione e andiamo sempre con, su un piano rigido con lo spazzolino a lavarla. In questo caso il bordo delle ali ce le ha perfettamente pulite, quindi non c'è bisogno di fare le ali. In questo caso posiamo di nuovo il canarino e prendiamo il glosser. Sempre nello stesso modo passiamo, ecco, anche in questo caso la coda che apparentemente sembra perfetta, in realtà ha alcuni piccoli difetti che con l'acqua bollente si andranno ad eliminare. Sempre qualche secondo. L'acqua deve essere bollente, appena è un po' tiepida non funziona più, quindi dovete prepararla dopo 5 minuti, già dovete riprepararla di nuovo. Ecco, vedete lo sporco che si è depositato sul piano. E quindi questo è un modo per sistemare le code e le ali dei canarini senza tagliare. Non tagliate mai le piume, non prendete mai sigarette per aggiustare, le code devono essere naturali, altrimenti rischiate di essere squalificati e non è neanche una cosa bella nei confronti degli altri concorrenti. Quindi vi raccomando sempre di rispettare le regole e di utilizzare metodi leciti per fare la toilettatura ai canarini. Buona serata a tutti, da Domenico e Carlo.